Storie di redenzione, di chi attraverso lo studio cerca una nuova possibilità, una via d'uscita verso un altro futuro. Nel carcere di massima sicurezza di Ranza, a San Gimignano, sono più di 80 detenuti che hanno intrapreso un percorso universitario, il quinto nucleo più grande d'Italia per iscritti all'Ateneo. È importante se pensiamo che siamo partiti da meno di 10 studenti, è importante perché è un segnale, permettetemi di dire, di libertà di pensiero. Portiamo la libertà di pensiero nelle diverse discipline, nelle diverse competenze all'interno di questi luoghi e offre la possibilità di andare oltre le mura, se mi è consentito. L'Università di Siena e quella per stranieri oggi hanno inaugurato il nuovo anno accademico del polo universitario penitenziario. Io penso che venendo qua l'università si pone dei problemi che hanno a che fare con la propria missione anche fuori. Abbiamo molto da imparare dentro, da chi lotta per cambiare vita, da chi lotta per redimersi, da chi lotta perché sa che ha sbagliato, ma nello stesso tempo impara a guardare il mondo con uno sguardo critico, non vuol dire accettare tutto. A questa celebrazione è seguita la firma del protocollo per la realizzazione di un campus che permetterà ai detenuti di tutta Italia di venire a studiare a Ranza e svolgere un percorso dedicato. Si tratta del primo caso del genere in Toscana. Si vuole realizzare una realtà a misura di studente e quindi far sì che il percorso di studi sia al centro della giornata dei singoli che lo portano avanti. Quindi è il nostro impegno questo, stiamo costruendo di fatto questa possibilità. I detenuti hanno poi avuto l'opportunità di conoscere la scrittrice Mariolina Venezia, l'ideatrice del sostituto procuratore Imma Tataranni.